Ciao a tutti, io sono Sara, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come avrete sicuramente già letto dal titolo, oggi vi parlerò della collezione di Astra, la Pure Beauty, che si è ampliata, quindi ci sono ben 6 prodotti nuovi all'interno di questa gamma, che loro ci tengono tantissimo alla collezione Pure Beauty perché è una collezione ecosostenibile ed è una collezione dove cercano di utilizzare la percentuale più alta di ingredienti naturali. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, di seguirmi su Instagram e di attivare la campanellina. Bando alle ciance, iniziati. Parto dal dirvi che, come state notando, sto caricando meno video, quindi al posto di 2 video a settimana per tutto il periodo estivo, quindi ricominciamo più o meno a settembre, a caricare 2 video a settimana. Comunque penso che la gente sta in ferie, non sta tanto qui sui social, né qui su YouTube, tanto meno che su Instagram, quindi sto pubblicando di meno. Fatemi sapere se anche voi la pensate in questa maniera, se eventualmente vi dovesse far piacere vedere più video, cercherò di farne un po' di più. Anche se devo dire che erano 2 settimane che non giravo un video, infatti oggi tipo mi sto un po' impappinando nel parlare, devo un attimino riprendere l'abitudine. Ma bando alle ciance, direi subito di iniziare di parlarvi di questi prodottini che ho iniziato a testare ieri, quindi una piccola prima impressione me la sono fatta. Oggi li testerò meglio e vediamo insieme cosa appunto ne penso. Vi faccio vedere cosa contiene questa nuova collezione: il correttore, la BB cream, la cipria, poi c'è un duo highlighter, quindi abbiamo una parte matte e una parte dal finish luminoso, un Pure Beauty Aqua Lip Stain, che è il prodotto che più mi ha incuriosito perché è un rossetto con una texture acquosa e che rilascia colore e deve durare tanto e soprattutto non si deve trasferire. Poi abbiamo le matite labbra e basta. E qualche giorno dopo da questa nuova uscita hanno lanciato un nuovo prodotto che si chiama My Gloss Spice Plumper, che sarebbe un gloss rimpolpante, e al suo interno questo gloss ha caffeina, peperoncino e zenzero e dona un effetto glossato. Va a rimpolpare le labbra e lascia anche un leggero colorito rosino. Non l'ho provato perché non sono amante dei lip plump, anche se ne ho 2 mai usati, cioè sono nuovi, cioè quelli di Too Faced nuovi e mai usati. Dopo che li ho comprati dovrei anche un po' utilizzarli e testarli, quindi non so se eventualmente poi lo prenderò, non lo so. Ho visto su Instagram che molti l'hanno preso o gli è arrivato con i pacchi PR e devo dire che dalle loro foto, dai loro video sembra veramente ottimo, ma non provandolo non mi do una mia recensione, non lo so. Passiamo ai prodotti che io ho acquistato. Ne ho presi 4. Non ho preso il fondotinta perché ne ho veramente tanti e quindi, anche se non è BB cream, quindi è molto leggera ed adatta per l'estate, non l'ho preso perché veramente, raga, ne ho tantissimi, quindi ho evitato di prendere un ulteriore fondotinta. Direi di iniziare con l'olio, quindi questo lo conoscete già, ve ne ho parlato un botto, sempre della collezione Pure Beauty, il Juice Lip Oil, che questo sapete già che lo amo. Ha una profumazione veramente fantastica. Poi mi piace il fatto che lascia le labbra belle morbide, le dà anche un effetto glossato veramente bello, le nutre, perché sento veramente che le nutre. Peccato che la sensazione che le nutre dura poco, non dura assai, però mi piace. E peccato pure per la quantità, perché ce ne sta veramente poco. Ultimamente, dato che sto testando altri prodotti per le labbra, lo sto utilizzando poco. Però all'inizio, quando lo utilizzavo tantissimo, cioè si finisce subito. Se lo continuavo a utilizzare come all'inizio, che veramente lo applicavo ogni 3-4 ore, era già finito. Ho preso la cipria Pure Beauty Mineral Banana Powder perché mi incuriosiva tantissimo, soprattutto il fatto che è colorata e è giallina ed è perfetto per andare a contrastare le occhiaie. Ho preso il correttore, questo ha un effetto idratante e rimpolpante. Ho preso la colorazione 102, che devo dire che è chiara, anche perché ora sto incominciando un pochino ad abbronzarmi, però ci sta, perché per andare a illuminare ci sta. Eventualmente poi lo unisco al Long Stay Concealer sempre di Astra, che sapete che adoro, e questo invece è lo 02. La matita labbra, la numero 03, questa raga l'ho già testata l'altro giorno, mi piace tantissimo, un Aqua Lip Stain, e ho preso il numero 01 che si chiama Sorbetto. Non vedo l'ora di applicarlo. Oltre a questi 4 prodotti ho preso anche una delle matite delle Cosmographic e ho preso l'azzurra della numero 06 Nebula. E infine loro sono sempre molto gentili nel mettere qualche omaggino quando fate gli acquisti. Mi hanno
hanno gentilmente omaggiata del Cult Stick Water Resistant Eyeshadow, un ombretto in stick della colorazione numero 07. Andrò a fare comunque una full face Astra, quindi ripeschiamo il Gesha Brow numero 02, che in realtà l'ho quasi terminato, anche perché da un po' che non lo utilizzo mi sono un po' seccato. E come palettina occhi andremo a utilizzare la Eden Escape. Sapete già che il Gesha Brow mi piace veramente tantissimo. Ok, quindi sopracciglia fatte, adesso direi di andare agli occhi e poi passiamo alla base. Voglio provare questo ombretto in stick che mi hanno mandato, è un blu notte, questo è lo Swatches, molto molto bello. Sfuma pure abbastanza bene con le dita, non sembra niente male come stick, dovete sfumarlo subito perché sembra che si fissi. Con un pennello piatto prendo questo petrolino e lo passo sopra il blu. Allora, si fissa abbastanza bene. Per sfumarsi fa un po' di difficoltà qui, tipo nelle estremità, però basta lavorarci un po' ed è ok. Prendo un po' del fucsia e lo vado ad applicare nella parte più esterna. Molto bello, devo dire, a me sta piacendo. Poi prendo Toxic, che è il mio preferito di questa palette, e lo applico nella parte centrale della palpebra. Questo è il look occhi per adesso. Devo dire che mi sta piacendo veramente tanto, questi tre colori messi assieme, fantastici. Vi faccio vedere che il correttore è chiaro per adesso, però mi piace tanto la texture che ha. Lo applico qui, vedete? Mi piace perché ha una texture molto leggera, copre e illumina abbastanza bene, quindi veramente ottimo. E poi nella parte più interna, che è la parte un pochino più scuretta, vado ad applicare il numero 02, sempre di Astra. Vedete la differenza tra questa parte che ho corretto e questa che ancora invece non ho sfumato? Cioè la differenza comunque si nota. Per una maggiore resa andate a tamponare, dà un bellissimo effetto. Stavo leggendo che al suo interno c'è burro di karité e proteine della soia. E adesso come fondotinta invece vado ad utilizzare il Transform Mist numero 02, sempre di Astra. Ultimamente questo qua l'ho rivalutato tantissimo e da un po' che lo sto utilizzando tanto rispetto a questo qua del New Universal Foundation, che penso forse dalla videocamera si nota poco, ma non lo posso più utilizzare, è proprio arancione. Già ve ne parlavo in un video precedente dove mi lamentavo di questo fatto che si è ossidato tanto. Adesso vado ad illuminare alcune zone utilizzando sempre questo, che abbiamo detto che è abbastanza chiaro. Poi mi piace anche lo scovolino, vedete che è molto particolare, è già curvo di suo, quindi facilita l'applicazione e devo dire che non ne preleva neanche tanto, preleva la giusta quantità. E adesso per fare il contouring ripesco la Pink Romance, sempre di Astra, che era da un po' che non la utilizzavo, che mi piace veramente tanto e ve ne ho parlato tantissimo. Questa è ottima, è disponibile in tre colorazioni, ci sta la Move e la Peach. Questo è il risultato. Passiamo alla cipria e poi continuiamo con la base. L'ho già provata ma solo una volta e devo dire che non è niente male perché ha settato bene. Al suo interno ha il puff e potete andare direttamente a picchiettare nella zona interessata. È gialla, spero che si veda. Il pennellino, quello che utilizzo solitamente per la cipria. E voilà, penso che un po' di differenza si nota, minima ma c'è. Devo testare meglio tutti questi prodotti perché è una prima impressione completa. La cipria è molto sottile, non va a creare strato. Anche se ho il contorno occhi secco, non lo sta evidenziando più di tanto. Vediamo un po' nella fronte come si comporta. Ok, qui nella fronte leggermente si nota un pelino di più dove ho la parte un po' secchina, però niente di eccessivo. Concludiamo gli occhi, vado ad applicare la Cosmographic numero 06, quindi Nebula. All'interno dell'occhio non mi fa impazzire perché non dura e non scrive tanto quanto all'esterno. All'esterno invece è molto bella, scrive, dura. Diciamo che io oggi non ho seguito un senso logico di questo look, ho fatto prima una cosa poi l'altra, poi torno agli occhi, la torno alla base,
però non fa niente, l'importante è finirlo. Ok, questo è il risultato. Come potete vedere non si nota tantissimo all'interno dell'occhio, però all'esterno è molto bella. Adesso finisco un attimo la base e poi concludiamo con le labbra e poi vi dirò le mie conclusioni finali. Per quanto riguarda la conclusione della base, continuerò ad utilizzare sempre questa palettina qua di Astra. Eccomi qui. Allora, per quanto riguarda le labbra, la matita e l'acqua lip stain sono molto distanti tra di loro, perché la matita è un marroncino e questo è un... da qui sembra un rossiccio. Su Instagram noto che ci sono alcuni che sulle labbra quando lo applicano vira più sul rosa. A me, ieri che l'ho applicato, mi virava un po' di più sul rosso, quindi dipende secondo me anche dal pH della propria pelle. Io vorrei vedere prima la matita, che questo è il colore, vi ribadisco, è la 03, questo è lo swatch. Allora, ha un ottimo profumo, è super morbida ed è pigmentata da subito. Allora, questo è il colore, è pazzesco, raga, mi piace veramente tanto. Bisogna testare la durata di queste matite qua, però come sensazione sulle labbra è pazzesco, perché non si sente, è molto leggera, è super pigmentata dalla prima passata. Pazzesca, è un bello marrone caldo, è proprio leggera, non si sente sulle labbra. Vediamo se trasferisce. Sì, però vabbè, è una matita. Ci sta. Non mi fa impazzire il profumo. Sulla mano vira al rosa. Provato a metterlo sotto, sulla matita, e vira al fucsia. Però giustamente con un altro colore sotto cambia. Ok, mi sono struccata. Se ne ho andata nella parte inferiore, dove prima ho applicato un pochino di questo, è rimasto un po' rossiccio. Quando lo passate sulle labbra dà proprio una sensazione di acqua, cioè sembra veramente che state passando acqua, acqua fresca. E questo è il risultato. Adesso si sta ancora asciugando, perché proprio sento che ancora non è asciutto. Io noto che da lì si vede molto fucsia, mentre dal vivo oggi sì, effettivamente vira di più al rosa. Però ieri vedevo invece che virava di più al rosso, soprattutto alla luce naturale. Comunque... bello, mi piace. Come vi ho già detto, non mi fa impazzire il profumo. Sapete che sono molto sofisticata con le profumazioni nei cosmetici. Vediamo se trasferisce. Dove non si è ancora asciugato, un pochino sì, no no. E vi posso dire che comunque dura abbastanza, bello, mi piace. È proprio avere le labbra colorate, leggermente colorate, perché questo non sembra un rossetto proprio. Un prodotto leggero che vi dà quel colorito alle labbra, molto bello. Secondo me anche l'ultimo, il numero 4, che dal pack sembra nero, e poi ho visto che sulle labbra invece risulta il rosso, quello deve essere molto bello. Infatti se lo dovessi trovare qui in qualche rivenditore Astra nella mia città, penso che quello 04 lo prenderò. Adesso traiamo le conclusioni finali di questo look. Allora, cosa penso di questa collezione di Astra che è stata ampliata? Quello che più mi ha colpito da subito, e quindi dico subito ok, mi sta piacendo al 100% della prima impressione, ma sempre da testarlo meglio, quindi poi vi aggiornerò, sono la matita labbra e il correttore. Questi due prodotti qua mi sono piaciuti veramente tanto. Il correttore, come vi ho già detto prima, è molto leggero, copre abbastanza, non dà problemi se avete il contorno occhi secco, perlomeno non mi hanno mai dato problemi. È super pigmentato e quindi mi è piaciuto. E secondo me questo qui, numero 01, è ottimo anche per, come abbiamo fatto, andare a illuminare, perché illumina abbastanza bene l'incarnato. La matita labbra mi è piaciuta tantissimo, perché è super pigmentata da subito, è morbidissima, non si sente sulle labbra, dà una sensazione veramente bella, quindi le matite labbra fantastiche. Ma su questa diciamo che già partivo con delle aspettative abbastanza alte, perché le matite di Astra per le labbra mi sono sempre piaciute, le ho sempre adorate, quindi questi due prodotti secondo me sono da avere. Poi la cipria e questo Aqua Lip Stain sono da testare meglio, perché questo qui mi piace, ma non mi piace la profumazione che ha. Lo testerò meglio, perché sì, è vero che comunque sulle labbra non si sente tanto, però preferisco di più le matite, perché ora che sto parlando, quindi sta passando il tempo, si sta ancora asciugando. Se io
mi passo la lingua tra le labbra, sento un sapore che non mi fa impazzire, leggermente, non tantissimo, si appiccicano un pochino tra di loro, quindi secondo me questo qua è stato pensato per farlo andare in combo con il prodotto che hanno fatto uscire dopo, quindi il gloss rimpolpante, perché con quello lì, che comunque poi va a dare uno strato bello luminoso, va a rimpolpare le labbra, messi insieme secondo me sono una bomba. Però messo da solo, quindi senza un gloss sopra o un rimpolpante o qualsiasi cosa vi piaccia, secondo me cioè lo utilizzerei per andare al mare, anche se io per il mare non mi trucco, però se voglio avere le labbra un po' più colorate, so che devo andare al mare per scattare due foto per fare la figa, me lo metterei per avere le labbra un po' colorate. Però non lo so, questo lo devo testare meglio. Per quanto riguarda la cipria, invece, mi è piaciuta. Devo testare meglio però la durata. E mi piace che comunque non segna, quindi è abbastanza leggera, anche un po' fresca. Mi piace, non è niente male. La devo mettere un po' sotto stress anche nella zona della mascherina. Vediamo un attimino come si comporta. Quindi questi due prodotti sono da testarli un po' di più e vedere cosa ne penso ancora di più, per darvi una recensione più mirata e accurata. Mentre per quanto riguarda la matita, anche se io arrivo tardi perché ormai penso che sono passati 2 mesi da quando sono uscite, mi piace se la dovete utilizzare all'esterno dell'occhio, che in estate faccio l'eyeliner colorato in base a come mi vesto, in base a come è il mio mood. Questa qui la utilizzerei per questo, quindi per fare il mio solito effetto eyeliner sfumato estivo, quindi per questo assolutamente sì. Per metterla all'interno dell'occhio, controlliamo com'è la situazione. Ancora c'è, però non mi fa impazzire, non è super super evidente tanto quanto altre che ho, tipo quelle di Kiko di cui vi parlo e che vi consiglio sempre. Qui comunque viene definito eyeliner, quindi se è un waterproof eyeliner, ok, ci sta. Questo prodottino qua che invece mi hanno omaggiato loro, lo stick, mi è piaciuto, devo dire che si sfuma abbastanza bene, è super pigmentato. Poi altre due cose che ho acquistato e che non vi ho fatto vedere sono gli smalti. Ho preso il numero 03 e il numero 07, esattamente questi colori, quindi il nude e il bianco. Finalmente ho trovato un bianco che realmente è bianco. Se vi devo consigliare anche gli smalti di Astra, assolutamente acquistateli, io ne ho tipo 5-6, sono pazzeschi uno più dell'altro, durano tantissimo, sono pigmentati e mi piace tantissimo l'effetto che danno. Questo bianco mi ha sorpresa, perché ogni volta quando andavo ad acquistare dei bianchi per le unghie non trovavo mai il bianco così, o per arrivare a questo colorazione devo fare tipo 5-6 passate, si faceva strada e si toglieva in 2 giorni. Questo qua è una passata, quindi straconsigliati anche gli smalti di Astra. Infatti su Instagram, quando l'ho detto, siete tutte e tutti impazziti e l'avete anche voi acquistati. Io sono contentissima quando vi affidate a quello che vi dico e mi date fiducia, quindi io sono contentissima di questo. Per quanto riguarda gli altri prodotti, quindi il fondotinta, la palette, quella viso e quella occhi, sapete già cosa ne penso. Eventualmente vi lascerò qui tutti i video precedenti che ho fatto dedicati a questo brand, che comunque è un brand low cost italiano che io stimo tantissimo, sapete che lo utilizzo tantissimo. Detto ciò, vi ringrazio di essere arrivati fino a questa parte del video e fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti, cosa ne pensate di questo look e se avete acquistato qualcosa di questa collezione ampliata. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, di seguirmi su Instagram e di attivare la campanellina, così non perderete nessun nuovo video. Vi mando un grande bacio e al prossimo video, ciao! Hola! Allora, facciamo un piccolo resoconto di questo make-up e di come si è comportato. Sono quasi le 7, ho girato il video circa 6-7 ore fa e questo è il risultato. Adesso vi avvicino un altro po'. La base devo dire che non è niente male, ovviamente nella parte del naso se n'è un po' andata perché con l'allergia mi sono soffiata il naso più volte durante la giornata, quindi giustamente in questa zona qui è andato via il make-up. L'acqua lip stain si è comportato abbastanza bene, tenendo conto che ho bevuto, ho pranzato e ho fatto anche merenda, ancora accesso le labbra, sono le 7, quindi buono. Per quanto riguarda gli occhi, la matita internocchi non c'è più come già immaginavo, o comunque ce n'è pochissima, mentre la parte esterna, come già vi dicevo, dura tanto e rimane molto più
pigmentata senza spostarsi, ottima come cosa. Quell'ombretto in stick devo dire che si è comportato abbastanza bene, perché non si è spostato per niente il makeup. Il correttore invece è ancora lì, quindi non si è per niente spostato, è andato leggermente nelle pieghette come potete notare, è proprio una cosa leggerissima, niente di eccessivo, quindi ci siamo. E anche la cipria ha fatto il suo dovere, perché l'ho messa solamente sulla fronte nella zona delle occhiaie, qui leggermente mi sono lucidata ma niente di eccessivo, come potete vedere non sono lucidissima. E qui ho retto abbastanza bene, perché appunto il correttore non è andato più tanto nelle pieghe e non si è spostato. Secondo me questi prodotti sono più che provati come prima impressione. Qui siamo davanti alla luce artificiale, questo è il risultato, la base anche degli occhi vedete, e le labbra. Ora vi faccio vedere il risultato del make up con la luce naturale, così vedete anche la differenza. Ok, quindi questo è con la luce naturale, come potete notare, guardate la base, molto bella, mi piace tantissimo, ribadisco qua, lasciate stare che mi sono soffiata tantissimo, però guardate gli occhi, non si sono per niente rovinati, e le labbra devo dire che si sono comportate abbastanza bene.